Fratelli e sorelle nel Signore, questa sera voglio parlarvi di un comandamento particolare. Siate sempre allegri. Quindi oggi parleremo della gioia, parleremo di quello che il credente deve sentire dentro di sé, questo sentimento profondo che deve sentire dentro di sé. Cominciamo dal comandamento, come è scritto in Tessalonicesi, alla prima epistola ai Tessalonicesi, leggiamo tra le altre cose anche questo comandamento. Alla fine dell'epistola, prima epistola, capitolo 5, leggiamo dal versetto 15. Sta scritto: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi, procacciate il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Vedete, qui alla fine dell'epistola di Paolo ai Tessalonicesi, dà dei comandamenti, anche se sono, diciamo, brevi, però ad esempio non cessate mai di pregare è un comandamento. Ma tra questi comandamenti, tra questi ordini che lo Spirito Santo attraverso l'Apostolo Paolo dà ai credenti di Tessalonicesi c'è anche questo comandamento. Non cessate, scusate, siate sempre allegri. Eh sì, che cos'è la gioia? Che cos'è l'allegria? Perché prima di obbedire a un comandamento dobbiamo anche sapere di che cosa si tratta. Ebbene, noi quindi dobbiamo sapere anche che cos'è la gioia, che cos'è l'allegria. Stiamo parlando di qualcosa di spirituale, non stiamo parlando di quella gioia umana, carnale che proviene, che ne so, uno racconta una barzelletta e l'altro ride, che ci trova qualcosa di comico. Non stiamo parlando di quelle cose passeggere di un momento. Stiamo parlando, perché quando si parla della presenza di Dio, perché qui stiamo parlando della gioia che produce lo Spirito Santo quando è presente dentro i credenti. Quindi stiamo parlando di una conseguenza della presenza di Dio dentro il credente. Quindi è una cosa molto importante. E non è una cosa carnale. E questo sentimento è qualcosa di duraturo, cioè qualcosa che dura, non è qualcosa che si sente in un momento e poi sfugge. Il credente ha appunto il comando che deve essere allegro, deve essere gioioso. Adesso vedremo anche perché. Quindi, la gioia che cos'è? Che cos'è la gioia che sente il credente? Il credente ha dentro di sé, quindi, questo uno stato d'animo, perché la gioia è uno stato d'animo, un sentimento profondo, intenso, un sentimento pieno di emozione, che diciamo prova piacere, cioè prova soddisfazione, ecco, sentendo questo sentimento che dentro il credente gli produce un piacere, no? Un qualcosa di positivo. E questo sentimento di gioia, di allegrezza, di gaudio, come è chiamato in diversi modi, da che cosa è cagionato dentro il credente? È cagionato dalla presenza dello Spirito Santo. Ora, quando la gioia, quando lo Spirito Santo è presente dentro un credente, quando produce in lui una grande gioia, quando è alla presenza di Dio, quindi è in comunione con Dio, il credente si sente anche pienamente gioioso. Questa gioia che uno sente profondamente, interiormente, lo manifesta anche di fuori. È qualcosa, questa gioia che viene dal Signore, è qualcosa che viene manifestato anche esteriormente. È nel modo di parlare, ad esempio, quando uno è felice e contento, no? Si mette a canticchiare, si mette
ha sempre un sorriso pronto, e quindi si vede anche esteriormente, anche il suo sembiante, no? La sua faccia si illumina, il corpo è, diciamo, è tutta un'altra cosa di quando uno invece è il contrario di gioioso e triste, no? Quando uno è triste, praticamente ha la faccia abbattuta, mentre quando uno è pienamente gioioso, quando sente proprio questo sentimento profondo, interiore, si vede anche questo esteriormente, quindi è radioso, diciamo, emana una determinata luce e questo lo vedono tutti. Ecco perché Paolo ha ordinato ai Tessalonicesi di essere sempre allegri, perché aiuta la testimonianza dell'Evangelo. Ecco perché. Perché nel mondo sono tutti tristi, chi per un problema, chi per un altro, cioè, stanno sempre tristi, mentre il credente, perché il credente è cosciente di quello che deve vivere, di quello che sta facendo, dove sta andando e cosa gli succederà in futuro. Il credente non ha di questi dubbi. Quindi, se lui conosce il suo cammino, di che cosa si deve rattristare? È chiaro che ci sono dei lutti, ci sono momenti in cui il credente, cioè anche lui subisce. Sente, deve vivere il momento di tristezza. Attenzione, non è che adesso uno il credente deve essere sempre allegro dall'inizio alla fine. Però, quando è possibile, questa allegrezza deve esserci. Ad esempio, nel nostro caso, no? Prendiamo il nostro caso che siamo in Italia, non siamo perseguitati, non siamo incarcerati per adesso. No, non ci sta inseguendo nessuno fisicamente per tagliarci la testa. Vorrebbero in tanti, ma per adesso non sta avvenendo così. Allora, siccome non siamo in questo stato di pericolo, noi maggiormente dobbiamo essere gioiosi. Per quale motivo bisogna essere gioiosi? Per quale motivo? Quali sono le motivazioni per cui dobbiamo essere gioiosi? E la scrittura, adesso andremo a leggere nella parola, la scrittura, alcuni motivi che noi abbiamo, che noi abbiamo per cui dobbiamo essere gioiosi, dobbiamo essere felici. Per esserlo, però, attenzione, abbiamo bisogno di focalizzare bene determinate cose, quindi ne citeremo alcune oggi. Perché se noi abbiamo sempre presente, siamo in comunione con Dio, quindi lo Spirito Santo produce questa gioia, se noi ci santifichiamo, se noi siamo alla presenza di Dio, costantemente preghiamo, leggiamo le scritture, se teniamo una determinata condotta e quindi ci ricordiamo di quello che siamo e di quello che saremo anche, perché dobbiamo considerare anche quello che saremo, ecco che in noi si produce, cioè da dentro proviene proprio, si parte e ci, diciamo, si sprigiona questa gioia, questo sentimento profondo che pervade tutto il nostro corpo, il nostro essere, e fino a che non si manifesta anche esteriormente, quindi gli altri lo vedono. Quando una persona è triste, lo si vede, ma altresì si vede anche quando una persona è contenta e gioiosa. Se gli altri ti vedono che sei contento, gioioso, felice, ti chiedono: ma da dove proviene questa felicità? Eppure magari, per dire, sei alla ricerca di un lavoro, magari non stai proprio bene di salute perché hai i tuoi problemi, c'hai diversi problemi, eppure vivi questi problemi nella gioia e nella serenità e nella pace. E questo si vede, e questo vale molto più che mille parole, per dire. Una buona testimonianza vale più che mille parole. Che cos'è che ci rende a noi gioiosi, noi che siamo credenti? Perché è importantissimo, badate, quando noi annunziamo l'Evangelo, lo dobbiamo annunziare sia con la bocca, è chiaro, ma anche con la nostra vita. Quindi se noi abbiamo annunziato l'Evangelo per dire a nostra moglie, ai parenti stretti che ci conoscono comunque, però ci vedono sempre tristi, sempre dicono: io mi devo convertire, già sono triste, no, mi devo convertire e diventare più tristi ancora, come vedo che lo sei tu. E quindi, capite, è importantissimo
manifestare la gioia di essere credenti, di essere salvati e di essere cristiani. Noi dobbiamo essere gioiosi, perché non a tutti è dato di essere credenti, non a tutti è dato. Noi siamo stati scelti e quindi dobbiamo splendere, la nostra lampada deve splendere anche per quanto riguarda queste cose, anche per quanto riguarda la gioia. Se non la sentiamo, la dobbiamo ricercare. Se non la si sente, vuol dire che ci sono delle motivazioni. Vuol dire che dobbiamo darci da fare, pregare Dio, cercare la faccia di Dio affinché troviamo, affinché sentiamo la pace e quella gioia profonda dentro di noi, perché altrimenti se siamo tristi, il cristianesimo, il fatto che siamo credenti, a che cosa ci giova, no? Se noi rimaniamo, persone tristi, noi siamo persone che conosciamo il nostro futuro, sappiamo dove stiamo andando, sappiamo, abbiamo speranza noi, quindi non dobbiamo vivere rattristati come quelle persone che non hanno speranza. Quindi ci dobbiamo distinguere dai non credenti anche in questo, anche per quanto riguarda la gioia, la pace e la serenità. Sì, perché si distingue, no? Dalla tristezza, si distingue. Ad esempio, è importante perché ho voluto oggi prendere questa sera questo argomento. Perché io ho potuto vedere che alcuni credenti che ho conosciuto anche in passato vivevano la loro vita da cristiano con tristezza, cioè come se fosse una malattia. Ecco come vivono il cristianesimo. Lo vivono come una sorta di inferiorità, nel mondo non possono emergere, non possono, e quindi lo vedono come una limitazione. L'essere salvati per alcuni sembra una limitazione in questo mondo. Invece no, siamo diventati figlioli dell'Iddio vivente, noi dobbiamo essere, dobbiamo ringraziare Dio, dobbiamo essere felici, non perché chissà abbiamo quali titoli o quale lavoro su questa terra, che poi è tutto. Abbandoneremo tutto di quello che è sulla terra, abbandoneremo tutto. Noi dobbiamo essere felici perché il Dio ci ha scelti, ci ha salvati e ci ha promesso la vita eterna, ci ha dato la vita eterna in Cristo Gesù, per mezzo della fede in Cristo Gesù. Quindi noi siamo sicuri, per fede, siamo sicuri di ottenere la vita eterna se perseveriamo nella fede sino alla fine e anche nella santificazione. Se noi siamo sicuri di vivere eternamente nella pace del Signore, ma di che dobbiamo essere contenti o dobbiamo essere dispiaciuti e tristi? Io direi che è meglio e preferibile annunziare l'Evangelo anche con gioia, con allegrezza, attenzione, non ballando e facendo intrattenimento, cioè la gioia di cui parlo io non è quella gioia che si manifesta ballando le musiche del mondo, no? Perché in alcune comunità poi si vede anche questo. Si mettono a suonare musiche roccheggianti che agitano che agitano le persone e poi questi ballano, ma poi quando tornano a casa, perché queste cose carnali, queste cose che vengono dalla carne, ti agitano e ti fanno sentire leggermente bene solamente per un momento. Ecco la differenza dove sta. Tra il sentimento, quello profondo, intenso, piacevole, che non va via, non se ne va via facilmente, ma tu lo senti per giorni e giorni, in base a come diciamo, uno si mantiene in comunione con Dio. Ti senti proprio sprigionare dentro di te la presenza di Dio. Sembra che tu non possa più contenere la divinità, lo Spirito Santo che è dentro di te, che produce quella gioia forte, potente, che tu lo senti che c'è e gli altri lo vedono. Badate bene. Infatti mi è capitato anche a me personalmente di vedere gli altri, dalle loro parole io capivo come mi vedevano loro, più o meno gioioso oppure quando mi vedevano triste. Quando, infatti mi chiedevano, ah, ma cosa c'è? Non stai bene? Perché sei sempre tranquillo, allegro, no? Gioioso. Quando non, poco poco non stai bene, perché magari c'hai anche i tuoi motivi, attenzione, uno può essere allegro dentro, ma poi i pensieri, preoccupazioni varie possono spegnere un pochettino
questa gioia, questo sentimento profondo che c'è dentro di noi. Quindi, può capitare, attenzione, d'altronde ci sono anche i lutti in famiglia, situazioni difficili, però ricordatevi che non nulla, nessuna tristezza deve vincere la nostra gioia, perché il Signore ci sta aspettando a breve, non so quando, andremo a casa, ritorneremo a casa, lassù nel cielo. Il Signore ci sta aspettando. Quindi, cioè, dobbiamo rallegrarci di questo e trasmettere con questo che la nostra religione, la nostra santificazione soprattutto, non produce tristezza, no? Perché uno allora, perché anche i credenti possono dire, vedi quello, si dice di santificarsi, però talmente rinuncia a tante cose che guarda lì com'è triste, no? Perché gli mancano queste cose che... No, noi non ci deve mancare nulla di questa terra, noi dobbiamo essere gioiosi perché dentro di noi, in profondità, c'è la gioia e non dipende dalle cose che facciamo, non dipende dalle cose che abbiamo materialmente, ma dipende dalla presenza, dalla comunione che noi abbiamo con Dio. Quindi ora partendo facciamo il nostro percorso con le sacre scritture, parlando sia della gioia, parleremo anche un po' della tristezza, parliamo della gioia, di questo sentimento profondo che è cagionato dalla presenza di Dio e dalla presenza dello Spirito Santo affinché siamo coscienti anche di questo, e possiamo ricercarlo davanti a Dio e anche vederlo negli altri. Attenzione, perché le cose, una volta che uno le sa, poi le comincia a vedere meglio anche dagli altri. Perché quindi dobbiamo essere gioiosi? Ecco, ce lo dice, andiamo subito adesso a leggere qualche passo delle scritture. Andiamo nel Vangelo di Luca. Leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, quando mandò i 70, praticamente li mandò ad evangelizzare, li mandò a guarire gli infermi, a cacciare i demoni, va bene? Ora, quando tornarono per fare rapporto al Signore Gesù Cristo, questi 70, quando tornarono a Gesù, gli dissero determinate cose. Ecco, e qui leggiamo qui dal capitolo 10 del Vangelo di Luca al versetto 17. Or i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: Io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io vi ho dato la potestà di calcare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E questo è il primo passaggio, il primo motivo per il quale noi dobbiamo essere allegri. Vedete, ce lo dice il Signore nostro Gesù Cristo. Egli ci dice che noi, sì, è vero, ci è stato dato di calpestare nel nome di Gesù Cristo la potenza dell'avversario, perché noi oggi siamo in guerra contro il regno delle tenebre, siamo in guerra. E in Cristo Gesù ci è data la vittoria, noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù, perché noi siamo in guerra e ci è già data la vittoria se rimaniamo attaccati e fedeli a Cristo Gesù. Però Gesù, per quanto riguarda la gioia che noi dobbiamo avere, che sentiamo, l'allegria che noi sentiamo, non dobbiamo sentirla perché gli avversari cadono davanti a noi, perché quelli che servono il diavolo sono sconfitti dalla sapienza e dalla potenza di Dio, o che i demoni escono per... Non ci deve rallegrare questa potenza di cui Dio ci ha dato.
Ma dobbiamo essere, ci dobbiamo rallegrare, quindi essere pieni di gioia perché i nostri nomi sono scritti nei cieli. Badate bene che nel cielo non sono scritti tutti i nomi, eh? I nomi sono stati scritti prima della fondazione del mondo. Quindi ci dobbiamo domandare, ma è bene che ci rallegriamo o no? Ma certo, noi ci dobbiamo rallegrare, dobbiamo essere allegri, gioiosi. Perché i nostri nomi sono scritti nei cieli? Perché il Signore ha scritto i nostri nomi prima della fondazione del mondo. Quindi egli ha scritto i nostri nomi prima che noi nascessimo. Ci conosceva già da lontano, nel tempo. Ci conosceva già, aveva già pensato a noi. Prima che noi nascessimo, il Signore ci aveva già scelti. Quindi il Signore Gesù, vedete, ha esortato i 70? Sì, gli ha detto, è vero, che io vi ho dati, no? Gesù gli aveva dato, ecco, dice, io vi ho dato la potestà, quindi sì, avevano il potere di calcare serpenti, scorpioni, tutta la potenza del nemico. E questo già rallegra perché noi abbiamo la vittoria in Cristo Gesù verso i nostri nemici, verso coloro che servono il diavolo. Ma la cosa più importante di tutto, in assoluto, Gesù dice appunto, di non rallegrarsi perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Guardate bene, la cosa più importante di tutto, alla fine, è che noi siamo stati salvati, i nostri nomi sono stati scritti nei cieli. Ora, i nostri nomi sono stati scritti nei cieli e quindi cos'è successo? Cosa ci è successo? I nostri nomi erano scritti nei cieli, a un certo punto della nostra vita, noi adesso andiamo in Giovanni e leggiamo al capitolo 1 cosa ci è accaduto, perché non siamo, sì, è vero, i nostri nomi erano scritti nei cieli, ma non siamo stati sempre salvati. Cos'è avvenuto un giorno in noi? Ce lo dice Giovanni al capitolo 1, ai versetti 12 e 13, leggiamo. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete? Cos'è successo? Dio ha scritto i nostri nomi nei cieli, poi è arrivato un momento in cui Dio ci ha chiamati a Lui. Ci ha salvati, ci ha rigenerati spiritualmente, egli ci ha fatto nascere di nuovo, purificando, dandoci la fede nel sacrificio, dandoci quella fede necessaria per credere che Cristo è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato dai morti. Questa fede ci ha salvati, questa fede che lo Spirito Santo, entrando dentro di noi, rigenerandoci, ha portato con sé la fede e a questa fede ci ha fatto credere in quel sacrificio ed ecco che siamo stati quindi salvati, purificati dai nostri peccati. Vedete dunque, queste cose non, il Dio non le fa a tutti, ma solo a quelli che sono scritti, i cui nomi sono scritti nei cieli. Ecco quindi di che cosa dobbiamo essere contenti. Vedete, la nostra nuova nascita è una di quelle cose di cui noi dobbiamo essere molto contenti, perché non a tutti è dato di essere salvati. Ora, abbiamo detto quindi che siamo nati di nuovo. È vero, i nostri nomi sono stati scritti nei cieli prima della fondazione del mondo. Siamo nati di nuovo per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è entrato dentro di noi. E guardate quando Paolo scrive ai Romani, gli dice queste parole che ora andiamo a leggere. In Romani, capitolo 8, dal versetto 15. Paolo scrive queste parole.
poiché voi non avete ricevuto lo spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. Vedete quindi, quando siamo nati di nuovo per opera dello Spirito Santo, per mezzo di quella fede che ci ha permesso di credere nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto. Ora, lo Spirito Santo è entrato dentro di noi e lo Spirito Santo, insieme al nostro spirito, ci attesta che siamo figlioli dell'Iddio vivente e vero. Siamo figlioli dell'Altissimo, siamo eredi dell'Iddio vivente vero. Non solo siamo figlioli, perché i figlioli sono eredi. Ecco perché è importante questo titolo, no? Il titolo di figliolo di Dio è il titolo più importante che noi possiamo avere. È il titolo di cui tutti noi ci dobbiamo rallegrare, vivere gioiosamente la nostra vita. Perché ci è stato dato un titolo, ma non importa se in questo mondo siamo nella scala sociale, siamo in alto, in basso, abbiamo studiato, non abbiamo studiato, facciamo lavori umili o meno umili, no, davanti al Signore non esistono queste cose, non sono questi che fanno titolo. Quello che fa titolo è quello che siamo, cioè siamo diventati figlioli dell'Iddio vivente e vero, per la rigenerazione che lo Spirito Santo ha compiuto. E quindi siamo figlioli e quindi siamo anche eredi. Eredi di che cosa? Eredi innanzitutto della vita eterna. Regneremo con Cristo su questa terra e poi vivremo con Lui per tutta l'eternità. Vedete, scamperemo anche al tormento eterno. Voglio dire, ne abbiamo motivi per essere gioiosi e di non essere tristi. Non importa se gli affari a volte vanno un po' su e giù, e lo so, perché a volte no, siamo presi da tristezza, perché quando guardi il conto che vedi che insomma è più rosso che altro, che mancano i soldi, che c'hai degli impegni a cui far fronte e non sai se ci arriverai a farlo, e quindi, ma non ti devi preoccupare, queste cose sono stabilite anche da Dio affinché tu sia sempre sul filo, sia sempre con la corda tirata, perché ti devi inginocchiare davanti a Dio, ti devi inginocchiare di continuo, perché l'uomo che ha tutto pienamente, materialmente intendo, difficilmente si inginocchia, perché si affida alle cose di questa terra, poi lo faccio, ma se tu c'hai la necessità incombente ogni giorno, in ogni momento, in ogni periodo, tu ti inginocchi e gridi a Dio con tutto il cuore, non solo lo fai perché bisogna farlo, no? Ah, mi hanno detto che lo devo fare, non lo fai perché ne hai la necessità, e lo fai con tutto il cuore. Quindi tu stai dando, presentando il tuo cuore a Dio, ma veramente perché ne hai bisogno. Quindi, perché uno che non ha bisogni, quando si presenta a Dio è un po' spento, un po' lo fa giusto perché lo deve fare, ma uno che ha veramente delle necessità, sia di salute, monetarie o altri tipi di problematiche, lo fa veramente con tutto il cuore. Quindi quando noi abbiamo un problema, quando abbiamo qualche cosa che ci sospinge ad andare a Dio, non è una cosa negativa, non va vissuto negativamente, perché ogni cosa coopera per il bene di quelli che amano il Dio. Dio gli permette queste cose perché così ci mantiene vivi spiritualmente, ci mantiene in comunione con Lui, e questa comunione ecco che ci permette, quindi ci permette di sentire profondamente dentro di noi la gioia. Però dobbiamo essere coscienti di quello che siamo, altrimenti che gioia avremo? Noi dobbiamo essere gioiosi per i motivi giusti, gioiosi perché il Signore ci ha salvati e ha messo dentro di noi lo Spirito Santo.
Ora, non deve meravigliare il fatto che stiamo parlando che bisogna essere obbligatoriamente anche gioiosi, tristi quando c'è il motivo di essere triste, ma essenzialmente il credente deve essere una persona positiva, una persona gioiosa, una persona da cui in cui gli altri devono anche avere piacere di stare vicini, non perché accomodano i discorsi e fanno compromessi i credenti, no, ma perché veramente cioè, devono attirare gli altri con la propria gioia, gli altri devono dire, vedi, quello perché è contento? Cosa c'ha? Perché è così contento? Eppure c'ha tanti problemi, magari non sta neanche bene di salute, magari non è economicamente a posto, però è gioioso. Ma perché devono sapere che noi siamo gioiosi? Perché siamo figlioli dell'Iddio vivente vero, perché lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi. La gioia è un frutto dello Spirito. E questo lo andiamo a leggere in Galati, al capitolo 5, perché guardate bene, ci sono i frutti della carne, di cui fa l'elenco dal versetto 19, no? L'Apostolo Paolo ai Galati. Ci sono anche i frutti, cioè quello che la carne produce. Ma poi ci sono anche il frutto dello spirito, guardate bene, il frutto, che è un po' come un grappolo d'uva, no? Il grappolo è uno, quindi il frutto, diciamo, è uno, un grappolo. Però ci sono diversi acini che sono diversi tra di loro, che adesso li andiamo a leggere. Quindi Galati 5, 22. Il frutto dello spirito invece è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. Ora, sono tutti importanti, un giorno parleremo anche dettagliatamente di ognuno di questo acino del frutto dello spirito che diciamo si produce dentro di noi. Produce dentro di noi lo Spirito Santo, quindi noi dobbiamo sentire tutte queste cose. Attenzione, non sono frutti, cioè uno nasce e l'altro no. È un frutto unico in cui tutte queste cose devono essere presenti nel credente. Quale di più, quale di meno, va bene, ma devono essere presenti. E tra questi sentimenti e stati d'animo, deve esserci anche l'allegrezza, vedete? L'allegrezza è qualcosa che viene prodotta dallo Spirito Santo, quindi è qualcosa che non viene dalla carne, non è che viene da una. Sì, talvolta uno può anche sorridere, no? Vede una scenetta simpatica, un bambino che ti fa una scenetta simpatica che ti fa anche sorridere, no? Ti fa ridere, ti viene da ridere, perché magari la scena è comica. È tutto nella sincerità, è chiaro, non è che si parla di barzellette qua. Però ci sono dei momenti in cui magari tu vedi un bambino che ti fa qualcosa di simpatico e ti viene da sorridere. Anche lì c'è una certa gioia. Quella è una gioia passeggera, però, poi che se ne va. Noi stiamo parlando proprio di uno stato d'animo continuativo, che è quello che ha messo in noi lo Spirito Santo. Quindi quando noi cerchiamo il Signore, studiamo la parola, ci santifichiamo, preghiamo, quindi ci mettiamo, cerchiamo la comunione con Dio, il frutto che ne nasce da tutto questo è qualcosa di interiore, è una gioia profonda che si avverte dentro, che è una conseguenza della salvezza derivante dal fatto che il Dio ha scritto i nostri nomi nei cieli prima della fondazione del mondo. I nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo. Poi il Signore ci ha chiamati, ci ha salvati. Lo Spirito dell'Eterno, lo Spirito di verità e di santità è venuto ad abitare in noi. La presenza dello Spirito Santo dentro di noi produce l'allegrezza, ma in profondità, lo produce in profondità, è uno stato d'animo continuo che diciamo noi viviamo
viviamo di continuo, quindi il credente deve saperle, innanzitutto deve saperle queste cose e poi le deve esaminare e tenere da conto, perché il credente non può vivere il cristianesimo come se fosse una malattia e in maniera triste. Io posso capire nei paesi perseguitati, perché tu ti converti, subito ti acchiappano, oppure rischi la vita tutti i giorni. Allora, ma neanche lì, diciamo, bisogna scoraggiarsi a battersi, perché dentro di te tu devi sentire la gioia. Poi certo il pericolo di fuori, il pericolo c'è, ma la gioia di appartenere, ma di avere ormai la vita eterna, di averla ottenuta per grazia da Dio, ti deve riempire di gioia. Quindi, se già lo dovrebbero fare anche quelli perseguitati. Permettetemi di dire, noi oggi che siamo perseguitati solo dalle parole, neanche tanto, dobbiamo esprimere la nostra gioia. È importante, guardate bene, questo frutto dello spirito che è l'allegrezza. Perché è importante? Ma perché si trasmette agli altri, capite? Ed è un qualcosa che tutti cercano, che tutti vanno a vedere i film comici per avere quell'oretta di felicità e di gioia e di allegrezza che nella vita non hanno, che tutta la giornata non hanno. Però, grazie all'opera dello Spirito Santo, i credenti invece sentono questo sentimento, quello che cercano i non credenti, lo cercano da tutte le parti, ma non lo trovano. Non lo trovano, ma perché? Perché è un frutto dello Spirito, ecco perché loro non lo trovano. E perché i credenti ce l'hanno? Perché hanno lo Spirito di Dio che abita dentro di loro, che insieme al nostro Spirito attesta che siamo figlioli dell'Iddio vivente e vero. Stiamo parlando di veri credenti, non di gente che passa l'uscio del locale di culto e dice adesso sono evangelico, e quindi, perché se non è convertito può entrare, può seguire tutti i culti che vuole, tutti i culti, ma non sentirà questa gioia, questa pace, questa allegrezza che proviene dallo Spirito Santo, perché questa ce l'hanno solamente quelli che sono rigenerati spiritualmente, quelli che sono nati di nuovo e quindi hanno dentro di loro lo spirito, di Dio. Andiamo a leggere altri passi, un altro passo sempre di Paolo ai Romani, che parla sempre dell'allegrezza, della gioia. Guardate qui, Romani capitolo 12 al versetto 12. Dice: siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità, benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Vedete, qui, co come abbiamo anche già detto, anche qui Paolo ripete, vedete, il comando, siate allegri nella speranza, perché noi non siamo persone che non hanno speranza. Quelli che non hanno speranza sono quelli del mondo, quelli sì che devono stare afflitti perché non sanno dove vanno, non conoscono il motivo per cui vivono, non conoscono niente, vivono la loro vita, se non si convertono a Dio, vanno in perdizione. Quelli sì che devono essere tristi, non sanno niente, non sanno. Non si rendono conto dove andranno a finire. Ma il credente invece, che ha una speranza, anche il suo corpo ha una speranza, perché non solo abbiamo una speranza che riguarda l'anima, perché appena moriremo la nostra anima andrà in cielo, ma noi abbiamo una speranza anche per quanto riguarda il corpo, perché il giorno che il Signore tornerà ci sarà ridato un corpo, questo corpo rivestito di gloria. Questo corpo sarà rivestito di gloria, quindi diciamo, o saremo mutati in un momento, se saremo ancora in vita al ritorno del Signore, oppure noi usciremo
dai nostri monumenti, usciremo dal luogo dove siamo stati seppelliti. Usciremo perché Dio ha stabilito che i santi al ritorno di Cristo risuscitino e l'anima di nuovo entrerà nel corpo glorioso che Dio ha preparato, un corpo che non morirà più. Non morirà più, sarà un corpo, ma non morirà più. Sarà un corpo spirituale, non sarà più un corpo terreno come questo, debole. Questo è un corpo debole, terreno, che si ammala, si ferisce, e muore. Il corpo spirituale è glorioso, potente, non ha le limitazioni che ha questo corpo. E in quel corpo non abiterà più il peccato, a differenza invece del corpo che abbiamo adesso, in cui abita il peccato, e quindi questo peccato ci porta talvolta appunto a peccare, ci spinge e ci vince, e quindi dobbiamo poi chiedere perdono a Dio che ci purifichi di nuovo col sangue di Gesù da ogni peccato. Ma quando avremo il corpo glorioso, quando avremo un corpo glorioso, un corpo spirituale, un corpo che sarà risuscitato, allora il peccato non abiterà più dentro di noi, quindi il peccato non potrà più danneggiarci. Vedete, questa è la speranza che noi abbiamo, è una speranza che quelli del mondo non hanno. Quindi pensando a questa speranza, guardando avanti alla fine delle cose, noi vediamo che dobbiamo essere rallegrarci, dobbiamo essere contenti, senza perdere di vista la realtà, naturalmente, la realtà dei nostri doveri quotidiani, dei nostri doveri di credente, sia come singoli, sia in famiglia, sia con i fratelli, perché abbiamo dei doveri. Tutti quanti, non ce li hanno solo le donne, solo le sorelle, tutti noi abbiamo dei doveri, tutti noi siamo soggetti a qualcuno e quindi dobbiamo impegnarci in ogni nostro ambito, dando il meglio sempre di noi stessi e facendo ogni cosa con allegrezza, con gioia, perché le cose le facciamo per il Signore, noi stiamo aspettando, noi abbiamo questa speranza di vivere per l'eternità, quindi noi stiamo aspettando di andare col Signore. E allora stiamo tranquilli, il momento verrà. Di che cosa ci dobbiamo agitare? Quando il Signore ha stabilito, allora noi andremo col Signore, andremo a casa, perché qui siamo di passaggio. Noi cristiani qui siamo di passaggio, non è questo il regno che Dio ha stabilito per noi. Quindi non è che ci dobbiamo insediare troppo bene qua sulla terra, perché questo non è il regno per noi. Noi siamo di passaggio qui, veniamo messi alla prova e poi entreremo nel regno dei cieli. Quindi noi ci concentriamo alle cose che sono nel cielo, alle cose che sono eterne e che non si vedono, che le cose che si vedono sono per un tempo. Le cose che non si vedono sono eterne. Noi ci concentriamo su questa speranza che Dio ci ha dato, questa speranza della vita eterna, che non è data a tutti, badate bene, quindi. Ecco perché dobbiamo essere molto, molto contenti di questo. E qui dice, avete visto cosa ha detto anche, rallegrate, naturalmente questa gioia, questa allegrezza, deve essere, diciamo, manifestata anche con sapienza. Attenzione, perché il discorso che stiamo facendo, dobbiamo anche farne un uso, dobbiamo apprenderlo e farne un uso corretto, attenzione, perché qui Paolo dice al versetto 15, dice, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. È chiaro che se io, anche se sono gioioso di per me stesso, poi per l'altro frutto, l'altra parte del frutto dello Spirito Santo, che mi porta ad essere misericordioso, compassionevole, capire il dolore anche degli altri. Ecco quindi che nel momento in cui io sono nella casa del dolore, sono con un fratello che magari ha perso la moglie, un figlio o qualcuno, è chiaro che lì, cioè, non è che mi metta a cantare i cantici di gioia, capite? Non è che esprimerò quella gioia, ma dentro di noi dobbiamo avvertire
il dolore, sentire, diciamo, condividere, ecco, condividere, sentire il dolore di quel fratello, di quella persona, anche un non credente. Dobbiamo essere, quindi dobbiamo applicare ogni cosa nella maniera giusta e nel momento giusto, attenzione, dobbiamo essere sempre allegri, però attenzione, Paolo qui dice che sì, con quelli che sono allegri dobbiamo rallegrarci, è chiaro. Però quando siamo in un luogo dove c'è il dolore, se andiamo dove c'è una casa, dove c'è un lutto, non è che ci mettiamo a sorridere, a fare, noi dobbiamo partecipare al dolore di quella casa. Quindi vedete, ogni cosa va fatta nella maniera giusta e al momento giusto. È qui che dobbiamo usare la sapienza di Dio. Quindi in preghiera, quando chiediamo la sapienza a Dio, Egli ci dà la sapienza per sapere come comportarci in ogni circostanza. Qualche volta possiamo anche sbagliare, è chiaro che siamo nella via del perfezionamento, non è che adesso uno ha sbagliato ed è da gettare via o non ha più possibilità di migliorarsi. No, no, abbiamo sbagliato tutti, io credo che a volte abbiamo sbagliato tutti, il momento, il tempo di far sentire un proprio sentimento e quindi. Però ci dobbiamo perfezionare, dobbiamo sapere queste cose, dobbiamo tenerle sempre presente e dopo dobbiamo cercare anche di metterle in pratica. Adesso vorrei leggervi la prima parte del Salmo 1, dove parla di beatitudine, di felicità. Che cosa produce felicità? E beatitudine, perché la condotta, badate bene, questo aspetto di gioia interiore, la comunione con Dio, lo Spirito Santo che opera in noi e ci fa sentire questa gioia profonda, è strettamente legato alla nostra condotta, perché se noi ci stiamo conducendo male, perdiamo la comunione con Dio e quindi non sentiamo neanche più questa gioia, questa allegrezza che si sprigiona da dentro di noi. Io mi ricordo un'esperienza particolare, una volta stavo pregando e ero inginocchiato nel mio letto e da dentro di me è partito una gioia diciamo, si diffondeva su tutto il corpo che io pensavo di scoppiare perché non riuscivo a trattenerla, però non era una sensazione negativa, nel senso non c'era un dolore, ma era una gioia, ma così di una gioia profonda. Cioè, il Signore mi ha fatto visita, il Signore Dio mi ha visitato e mi ha fatto sentire veramente quello che si sente alla presenza di Dio, una gioia immensa, una gioia, una sensazione è stata profonda, un sentimento profondo, intenso, piacevole, che da tutto il mio corpo, e sono rimasto così, non sono riuscito neanche a continuare a pregare. Infatti gli dissi: Signore, ma così io non riesco a pregare, ma lui fa quello che vuole, cioè, ha fatto quello che voleva e sono rimasto così, non so quanto tempo, però è durato un bel po'. E non sono riuscito a pregare, ma sono rimasto così alla presenza di Dio, ripieno della sua gioia. Ho potuto veramente gustare cosa vuole dire la gioia nel Signore. Una gioia soprannaturale, una gioia che viene dallo Spirito Santo. Non è una gioia carnale che sentono quelli del mondo con i balletti, con la musica o con barzellette. No, non è quel tipo di gioia. È una gioia che tu senti dentro profondamente, che lo senti forte. L'ho sentita che si assomigliava a quella gioia delle volte quando andavo ad evangelizzare, non per le strade. Sì, perché ci accusano, tanti ci accusano, ah, perché non andate a evangelizzare? Abbiamo fatto anche quello, io e tanti altri fratelli, abbiamo passato il nostro tempo anche a fare quello. Poi il Signore come ci guida,
noi ci siamo mossi secondo la guida dello Spirito Santo. C'è stato il momento in cui si andava ad evangelizzare per strada, nei parchi, nelle piazze, nelle vie. E quando si incontrava qualcuno che riuscivo ad evangelizzare, che sentivo proprio da dentro di me, capite? Perché a volte non so se vi è capitato, sicuramente vi sarà capitato anche a voi. Quando si evangelizza, taluni ci si sente freddi, cioè senti proprio che tu lo stai evangelizzando, le parole sono corrette. Manca qualcosa però, manca una corrispondenza spirituale, interiore, lo avverto. Altre volte invece senti proprio che tu stai parlando, ma lui viene colpito più dalla potenza dello Spirito Santo che senti che da te esce e va verso di lui, lo vuole abbracciare, vuole toccargli il cuore, lo vuole fare, lo senti, lo avverti. Ecco, dopo aver evangelizzato taluni in questa maniera, io dopo mi sentivo una immensa gioia dentro di me, lo Spirito Santo mi faceva sentire una gioia profonda che durava molto tempo. Io mi ricordo che sono passate delle settimane che ero incapace di concentrarmi per lavorare, cioè non riuscivo a lavorare perché ero, non dico rapito in estasi perché ero presente lì al lavoro, ma capivo quello che mi succedeva attorno, quindi, ma non riuscivo a concentrarmi, a stare concentrato fuori dalle cose del Signore, perché dentro di me c'era continuamente questa gioia potente che si sprigionava e non mi permetteva di distrarmi da altre, per le cose del mondo. Certamente non poteva durare sempre così, se no, io dovevo anche lavorare, capite? Quindi vedete come il Signore è misurato in ogni cosa. Però rimane il fatto che sì, nella giusta misura, perché poi devi lavorare, non ti puoi sempre stare, vivere nel cielo, no? E non sulla terra. Però certamente questa gioia tu la devi sentire, la devi provare, la devi. Perché tu abbiamo tutti noi bisogno di questo, ma è così è anche stabilito da Dio. Così è anche scritto nella parola. Così è scritto che è un frutto dello Spirito Santo e noi abbiamo lo Spirito Santo. Anzi, più misura hai di Spirito Santo e più gioia e allegrezza devi avere. Più spirito c'è, no? Perché siccome ci sono quelli che hanno lo Spirito e quelli che sono ripieni di Spirito, quindi vedete, le misure sono diverse. Allora, uno più ha Spirito, più ha una misura elevata di Spirito Santo, uno che ha la pienezza dello Spirito Santo dovrebbe manifestarlo anche con una maggiore gioia, con una profonda gioia e allegrezza. Certo, deve sentire anche questo, lo deve ricercare, lo deve desiderare. Quindi oggi vi sto parlando di queste cose affinché se chi già viveva questo, gloria a Dio, avrà una conferma. Chi non lo viveva è perché c'è qualcosa che non va, quindi deve registrare la sua vita, deve sapere che c'è anche questo e le deve ricercare e desiderare. E chiedere, perché noi dobbiamo vivere essenzialmente nella gioia, con la dovuta misura quando andiamo nei luoghi dove c'è la tristezza, e neanche dobbiamo farci sopraffare per dire: Signore, poi non lo permetterà, come poi è successo a me, non possiamo essere sopraffatti oltre misura, no? Dalla gioia, altrimenti non riesci veramente a portare avanti i compiti che hai in questo mondo. Purtroppo chi deve lavorare lo sa, no? Grosso modo lavoriamo tutti, chi in un modo e chi in un altro. Quindi dobbiamo portare avanti anche i nostri obblighi su questa terra. Ora leggiamo dal Salmo 1, perché attenzione, il sentimento è collegato alla nostra condotta. E anche la nostra conoscenza, quindi crescere nella conoscenza della volontà di Dio, condursi nella maniera corretta, produce dentro il credente dei sentimenti positivi, tra cui c'è la gioia, la pace e l'allegrezza. Ora vediamo, guardate cosa dice il Salmo 1 ai primi tre versetti. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte.
Egli sarà come un albero piantato presso arrivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Vedete, qui parla di una beatitudine, di una persona, di un credente che si deve condurre in una certa maniera, non deve camminare e seguire i consigli degli empi. Non li deve seguire i consigli degli empi, perché i consigli degli empi ti menano in perdizione, ti fanno allontanare da Dio il consiglio degli empi. Semmai si seguono i consigli dei santi, dei giusti, ma non il consiglio degli empi. E neanche ci possiamo fermare nella via dei peccatori. Qui vedete, dice, né si siede sul, né, né si, non si ferma. Quindi cosa vuol dire? Che a talvolta le vie nostre si incrociano con le vie dei peccatori, certo, si incrociano, si toccano per un momento, ma non ci dobbiamo fermare nella via dei peccatori. Questo no, noi ogni giorno contattiamo tantissimi peccatori, cioè la nostra via si incrocia con quella dei peccatori. Ma quello che non deve avvenire è che noi ci fermiamo con i peccatori, questo no. Non dobbiamo vivere, praticamente seguire la via dei peccatori, perché se noi ci fermiamo nella via dei peccatori, siamo nella via dei peccatori, capite? Quindi talvolta come due linee si toccano, no? Si possono toccare. Però poi queste si toccano solo in un punto, ma non rimangono, non si allineano e diventano la stessa via, perché altrimenti la via del credente diventerebbe la via dei peccatori e allora perderebbe le beatitudini di Dio, perderebbe la sua felicità, la sua pace, la sua gioia. Quindi vedete, c'è proprio una condotta che bisogna tenere, affinché noi continuiamo ogni giorno a sentire pace, gioia, felicità. Perché il credente deve sentirle queste cose. Siamo qui appunto a parlare di questo affinché tutti siano esortati a sentire queste cose, a non vivere il cristianesimo come una malattia, una cosa triste, un lutto. Non è un lutto. Anche se un morto c'è stato, c'è il nostro uomo interiore che è morto, è stato seppellito, ma dobbiamo gioire in questo caso. Non dobbiamo rattristarci. Quindi, né si siede sul banco degli schernitori, vedete? Quindi, un uomo che vuole essere beato e felice davanti a Dio, non è che si mette a schernire gli altri, si siede con tutti gli altri schernitori e prendono in giro chi passa, chi non passa, e quelli che gli capitano. Capite quanto è grave quando a volte troviamo qualcuno che schernisce i fratelli, i santi per qualche difetto, per qualcosa, o si prende gioco anche della parola di Dio? Voi dovete sapere che c'è una conseguenza. La conseguenza qual è? È che sicuramente non sono pieni di gioia, di pace del Signore, no, dello Spirito Santo, assolutamente no. Gli schernitori, gli empi, i peccatori non hanno questa pace, questa gioia che hanno i credenti, eh? C'è questa differenza, la differenza è enorme. Perché non solo noi siamo il credente salvato e il peccatore no, ma il credente sente pace e gioia nel suo cuore, invece il peccatore non la sente assolutamente. E questi sentimenti profondi interiori si trasmettono anche esteriormente. Si trasmettono anche a quelli che noi abbiamo di fianco. Quindi quando noi siamo gioiosi e felici e trasmettiamo, la nostra corpo trasmette queste cose qui agli altri, diciamo, gli altri lo vedono e quindi si devono domandare perché. Si devono anche domandare perché. Quindi il credente non è come gli empi e i peccatori che sono privi di questa gioia. Sì, loro possono ridere, ma perché? Vanno al cinema, vedono un film comico, ridono un'ora, 2 ore, ma poi escono da lì e ritornano come prima. Questo
Io mi ricordo quando non ero credente, anch'io andavo al cinema a guardare i film comici per farmi ridere un po', no? Per rallegrarmi un po'. È vero, mi rallegravo, ma mi rallegravo quelle 2 ore. Poi quando tornavo a casa mia, ero come prima, nelle mie tristezze, nella mia inutilità, nella mia vanità. Non sapevo dove andavo, non sapevo cos'ero, non sapevo niente. E questa cosa dentro di me mi struggeva, mi distruggeva, mi faceva stare male. Infatti, i peccatori hanno un apposito stato d'animo diverso da quello dei credenti. Quindi il credente che si santifica non è che porta un peso che lo rattrista, no, porta un peso che lo rallegra, è diverso, capite? Perché alcuni dicono, ah, ma tu ti santifichi, fai qui, rinuncia al mare, rinuncia a questo, rinuncia a quell'altro. Ma io veramente lo faccio perché mi sento meglio. Io mi santifico perché così sto bene alla presenza di Dio. Io sento una gioia profonda quando mi santifico, quando cerco la faccia del Signore e riesco a non contaminarmi in nulla. Io sento quella pace, quella gioia che gli increduli non hanno, che i peccatori non hanno. Infatti, cosa sentono i peccatori? I peccatori sentono sentimenti diversi da quelli dei credenti. Guardate qua cosa dice Paolo ai Romani. Cosa sentono i peccatori? Romani ai primi capitoli. Allora, Romani. Capitolo 2. Versetti 8 e 9, leggiamo. No, leggiamo dal versetto 5. Tu invece, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con la perseveranza nel bene operare cercano gloria, onore e immortalità. Ma a quelli che sono contenziosi e non ubbidiscono alla verità, ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e indignazione, tribolazione e angoscia sopra ogni anima d'uomo che fa il male, del giudeo prima e poi del greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene. Vedete? I disubbidienti, cioè noi cerchiamo di essere ubbidienti, noi ci santifichiamo, noi rinunciamo a tante cose, cose che quelli del mondo non rinunciano. Ma il frutto delle nostre opere qual è? L'abbiamo letto prima in Galati, il frutto dello Spirito Santo è gioia, tra le cose c'è la gioia. Quindi noi nel santificarci non stiamo facendo altro che sentire, produrre, cercare con tutto il nostro essere, con tutto il nostro cuore, la gioia che il Signore puntualmente ci dà. Ma chi invece disubbidisce ai comandamenti di Dio, chi vive una vita lontano da Lui, chi è ribelle, chi si oppone, non ubbidisce ai comandamenti di Dio, cosa succede a questo? Qui Paolo ai Romani dice che la tribolazione e l'angoscia è sopra ogni anima d'uomo che fa il male. Quindi quelli che fanno il male, che non fanno il bene, quelli che non si santificano, che non si attengono alla parola di Dio, sentono dentro di loro un altro sentimento profondo. Perché anche la tribolazione, l'angoscia, la paura e la tristezza sono dei sentimenti che si sentono in profondità, eh? Solo che non producono una sensazione piacevole, come invece la gioia e l'allegrezza, il gaudio. Producono altre sensazioni che ti fanno stare male. Infatti, la tristezza è uno stato d'animo in cui tu ti senti afflitto interiormente. E questa afflizione, anche della tristezza, dell'angoscia, della tribolazione, che può essere dovuta sia a fattori fisici, cioè se uno sta male fisicamente, è chiaro che è tribolato, è afflitto, è triste, prova un sentimento, no, dentro, che diciamo, si manifesta poi anche esteriormente, un sentimento di dolore,
di un dolore ansioso, un tormento. Ecco, uno si sente tormentato. Adesso dobbiamo fare ricorso ai nostri ricordi, tornare indietro ai momenti prima di essere credenti, no? Prima di essere credenti, come ci sentivamo? Io credo che prima di diventare credenti, prima di essere salvati, avevamo tutti noi dei sentimenti dentro in profondità che non erano gioia e allegrezza, ma erano tribolazione e angoscia, erano tristezza, erano dolore, erano qualcosa. C'è un tormento, avevamo un tormento perché? Perché non trovavamo quello che ci dava gioia, pace e serenità. Non l'avevamo ancora trovato. Lo abbiamo trovato dopo. Dopo sì, lo abbiamo trovato. Quello che ci dà pace, gioia e allegrezza. Ed è Cristo Gesù, è lo Spirito Santo che ci ha dato veramente pace e gioia. Quanti film abbiamo visto prima di convertirci? Quante discoteche, quanti balli abbiamo fatto, quante cose ci siamo dati cercando serenità e gioia dentro di noi, e invece l'abbiamo trovata solo magari per quel momento, e poi passa subito. A differenza invece della gioia che viene dal Signore, l'allegrezza che viene dal Signore, che è duratura, noi la sentiamo dentro di noi, che la produce dentro di noi del continuo qualcosa, la presenza di Dio. E questa presenza ci aiuta qui, ci fa, ci sostiene, ci fa sentire questa sensazione piacevole di appartenere agli eletti di Dio, perché noi siamo felici, siamo contenti di appartenere agli eletti. Non è che dobbiamo essere dispiaciuti, dobbiamo essere contenti. E questa gioia proviene appunto dallo Spirito Santo. A differenza dei ribelli e dei cianciatori, a differenza dei ribelli e dei cianciatori, che invece questi sentono dentro di loro un dolore, il contrario della gioia, tristezza, dolore, tribolazione, angoscia, lo stato d'animo che non sei mai tranquillo, e poi anche la paura, tutto questo si aggiunge anche la paura di una punizione divina, eh sì. Infatti questo lo sentiamo anche noi talvolta che siamo credenti. Quando siamo disubbidienti a Dio, quelle volte che siamo disubbidienti, perché lo siamo stati anche noi disubbidienti, vedete come la gioia, la felicità, di essere figlioli di Dio si ritira, no, da noi. E sentiamo angoscia, tribolazione e anche paura, la paura del giudizio di Dio, una giusta paura. Un timore di Dio che è giusto, che ci spinge, però questo timore in questo caso ci spinge a chiedere perdono a Dio dei nostri fallimenti, dei nostri peccati e di ristabilire, no, di chiedere di essere ristabiliti davanti a Lui, di ricevere la sua grazia di nuovo, la purificazione dei peccati. Ed ecco quindi che si sente di nuovo la gioia di essere figlioli dell'Iddio vivente vero. Ora leggiamo un passo che prendiamo da Giobbe, dal giusto Giobbe. C'è il giusto Lot e c'è anche Giobbe, di cui Dio ha reso buona testimonianza. Il Dio, badate bene, ha reso buona testimonianza. Adesso apro questa parentesi, mentre andiamo a trovare il passo di Giobbe. Perché alcuni attaccano Giobbe e diciamo lo considerano come un non credente, quando invece il Dio l'ha chiamato, a Giobbe l'ha chiamato in questa maniera: non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il Dio e fugga il male. Vedete, questo è l'Eterno che ha parlato di Giobbe, quindi Giobbe era un uomo di Dio anche prima che venisse guarito dopo la prova che ha subito. Comunque, chiudiamo questa parentesi per difendere anche Giobbe dagli attacchi di certi personaggi, purtroppo che non vogliono risparmiare nessuno nella Bibbia e noi siamo costretti a difenderli.
Quindi adesso leggiamo dal libro di Giobbe. Andiamo al capitolo 33. Il primo discorso di Eliu. Leggiamo. La situazione è questa. Si comprende anche leggendola, però c'è una, si prende ad esempio una persona che gli succede. Prima viene punito da Dio e dopo viene ristabilito. Noi lo leggiamo questo esaminando dal punto di vista di quali sono i sentimenti che si provano quando uno disubbidisce a Dio e quando poi dopo invece si converte a Dio. C'è proprio una differenza di sentimenti, di interiore, si passa dalla tristezza alla gioia, capite? E ora leggiamo, quindi 33, 19 di Giobbe. L'uomo è anche ammonito sul suo letto dal dolore, dall'agitazione incessante, incessante delle sue ossa. Quando egli ha in avversione il pane e l'anima sua schifa i cibi più squisiti, la carne gli si consuma e sparisce, mentre le ossa, prima invisibili, gli escono fuori. L'anima sua si avvicina alla fossa. E la sua vita a quelli che danno la morte. Ma se presso a lui v'è un angelo, un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, il Dio ha pietà di lui e dice: risparmialo che non scenda nella fossa. Ho trovato il suo riscatto. Allora la sua carne diviene fresca più di quella di un bimbo, egli torna ai giorni della sua giovinezza. Implora Dio e Dio gli è propizio. Gli dà di contemplare il suo volto con giubilo e lo considera di nuovo come giusto. Ed egli va cantando fra la gente e dice: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. Il Dio ha riscattato l'anima mia, onde non scendesse nella fossa, e la mia vita si schiude alla luce. Ecco, tutto questo il Dio lo fa due, tre volte all'uomo per ritrarre l'anima di lui dalla fossa, perché su di lei splenda la luce della vita. Vedete? Cioè, qui sta parlando di un giusto che si era sviato e che Dio lo aveva colpito, quindi la tristezza gli aveva tolto anche la fame. Gli aveva tolto tutto, forse era stato colpito anche da qualche malattia. Ma poi si capisce che c'è un ravvedimento per opera di qualche intercessore. Ora, il nostro intercessore principale sappiamo che è Gesù, no? Gesù è colui che intercede per noi presso il Padre. Però io ci vedo anche, vedete, quando dice, quando dice: un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere. Qui ci siamo anche noi. Quando mostriamo ai nostri fratelli che si sono sviati dalla verità, che mostriamo la verità per il quale che devono su cui su, sulla via che devono tornare, noi siamo tra questi. L'opera che noi facciamo è anche questa. Di mostrare, di strappare di coloro che stanno cadendo nel fuoco, che si stanno gettando nel fuoco, di strapparle dal fuoco, dalle vie errate, dalla via del peccato. E questa è un'opera che dobbiamo fare noi, perché non solo noi dobbiamo stare nella via della verità, della giustizia, della santità. E sentire gioia e pace, ma dobbiamo desiderarlo che anche gli altri sentano queste cose. Quindi, quando noi ammoniamo qualcuno, lo avvertiamo del pericolo, lo stiamo facendo per il suo bene, ma perché vogliamo che anche lui sia ripieno di pace e di gioia. Perché sappiamo che nelle vie dell'errore,
Dio parla, come detto, due, tre volte all'uomo, lo ammonisce severamente poi Dio, lo colpisce con i suoi giudizi e quindi viene piegato. E lì lo prende la tristezza, l'angoscia, la paura di perdere la vita eterna, perché qui stiamo parlando dei giusti che lasciano la diritta via. Ma se questi poi si ravvedono, perché ci sembra una possibilità per chi si è ravveduto, tranne che per chi commette il peccato che mena morte, chi rinnega Cristo, Cristo non è più efficace per lui, quindi non può essere perdonato. Ma per tutti gli altri, qualsiasi peccato, qualsiasi sviamento può essere ristabilito da Dio. Il Dio è misericordioso, non dimentichiamocelo mai, perché noi esortiamo i peccatori a ravvedersi, i santi, i fratelli che si sono sviati, perché li esortiamo a tornare? Perché sappiamo che Dio è misericordioso, perché sappiamo che quel fratello ha bisogno di mostrargli la via, perché qui, vedete, c'è scritto, se c'è un interprete, uno solo fra i mille, che mostri all'uomo il suo dovere, vedete? Quindi a questo. Certamente lo fa lo Spirito Santo, certamente lo fa anche il Signore direttamente, però lo dobbiamo fare anche noi come fratelli, no? Quando Paolo dice agli Efesini di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto di riprenderle, ecco, dobbiamo riprenderle, perché? Perché dobbiamo mostrare agli altri quali sono le vie da percorrere. Ci sono vie che non si possono percorrere, altre invece che si devono percorrere. E chi conosce la verità è spinto da Dio a mostrarla anche a chi non la conosce. Quindi vedete cosa succede al giusto che lascia la diritta via, eh? Cioè, anche, vede, c'è scritto, l'anima sua schifa i cibi più squisiti. Perché quando uno ha il tormento interiore, quella tristezza, quell'angoscia, quella tribolazione dovuta alla conseguenza del peccato, dopo stai male anche esteriormente, vedete? Noi dicevamo che le cose si vedono anche esteriormente, certo, vedete, quando uno poi non mangia, poi si dice che le ossa gli escono di fuori anche, si vedono esteriormente. Sì, quello che uno è si vede poi anche esteriormente. Se uno è felice, gioioso nel Signore, si vede, ma si vede anche quando uno è triste. E se è triste, se è addolorato, se è angosciato, se ha paura perché c'è qualcosa che ancora non va, deve mettere a posto con Dio. Noi de deve affrontare questa situazione davanti al Signore e risolverla. Perché il Signore ha preparato per noi non una vita di tristezza, ha preparato per noi, sì, magari non ci risparmia le sofferenze, attenzione, la sofferenza è una cosa, vivere gioiosamente è un'altra, certamente quando si soffre è occasione di tristezza, questo sì, però il Dio ha preparato questa tristezza, ci serve per provare poi dopo gioia successivamente. E per trovare alla fine quella pace, quella gioia che è finale, eterna, quando poi andremo col Signore. Volevo terminare questa mia esortazione a cercare, diciamo, ad esaminare se stessi per riconoscere se in noi c'è gioia o tristezza, per ricercare di vivere nella gioia. Volevo terminare appunto leggendo un passaggio dei Salmi, Salmo 16. Mi è sempre piaciuto questo passaggio e oggi è venuto il momento di citarlo. 16:11. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. Vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. Vi sono diletti alla tua destra in eterno. Questo passaggio, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza, è uno di quei passaggi che ho sempre presente in mente, soprattutto quando vado in preghiera. Perché quando si va in preghiera, a
andiamo alla presenza di Dio. E in effetti magari ci siamo messi a pregare che eravamo tristi, no? Ci siamo messi a pregare che non avevamo manco voglia, eravamo stanchi, non volevamo pregare, però ci mettiamo a pregare, andiamo alla presenza di Dio. Ecco come il Signore poi ci ricambia, ci riempie di gioia, perché alla sua presenza non c'è solo una semplice gioia. La gioia non è solo una questione semplice, ma qui dice: vi sono gioie a sazietà, cioè non sarà traboccante, traboccante la gioia che si sente alla presenza dell'Iddio vivente vero. E questa la sentiamo in modo particolare quando noi andiamo in preghiera e ci presentiamo davanti al Signore. Noi sentiamo appunto questa grande gioia dovuta al fatto che siamo alla presenza dell'Iddio vivente e vero, a cui io do tutta la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.